Benvenuti alla nuova puntata di Non Solo Calcio, è davvero un piacere avere con noi Livio Cori. Ciao Livio, un piacere Eccoci ritrovarti. Di nuovo. Allora, però questa volta siamo nella tua tana. Nel mio covo, sì. Il tuo mondo. Poi devo svelare questa cosa, che probabilmente è la prima volta che faccio effettivamente un'intervista qua dentro, cioè non ci entra mai nessuno. Quindi. Mi devo sentire lusingata. Essendo anche un po' di parte, giustamente... Vabbè, ma soprattutto è bello vedere, no, dove un artista passa maggiormente la vita. Cioè, praticamente a che ora arrivi qui? No, presto, perché in realtà ti devo parte fare del... un applauso. Guarda, questa cosa devo dirtela, perché di solito gli artisti sono quelli è di vero. Mezzogiorno, non una alle due. No, io tu invece mi sveglio presto, alle 8, ma poi soprattutto la mia band è molto mattutina. Quindi, per esempio, sia Simone che Leo, che comunque siamo ultimamente nel suo studio, cominciano da mattina presto. Simone mi dice: oh, allora ce ne vanno alle 10:30. Quindi cioè, vabbè, che anche con perché tutto Simone mi sveglio presto. A scuola, giustamente, sì, però no, anche il suo lavoro. Però comunque fa bene. Perché cominciare presto comunque c'è molto più tempo per avere tutta la giornata produttiva. Anche perché tu sei uno che scrive di notte, anche tu sei io uno... In realtà prima di più scrivo più di notte, adesso in realtà ho scoperto anche il pomeriggio e la mattina. Invece della pennichella, giustamente, esatto, ti viene un po' lì. Sì, mi butto a scrivere. Senti, ma qui ovviamente passi tantissime ore, no? 70%. Ma qui nascono le tue canzoni? Sì. Allora, diciamo che qui si concretizzano le canzoni, però ci sono dei luoghi stranissimi dove le canzoni mi vengono in mente, tipo sotto la doccia. Sotto la doccia penso che sia il posto dove... Vabbè, mi di solito uno canta, che... quando lo fai io tu invece, giustamente, essendo cantante... Cioè, canto, mi invento nuove cose. E, oppure in giro, in viaggio, a volte mi vengono molto... In treno ho scritto dei brani. Però, se devo dire, il posto più prolifico è la doccia. The shower. Sì, ho visto anche Luque, cioè questa cosa, ho detto, no, pare che sì. Era, vabbè, era forse Luque. Anche perché uno si rilassa, quindi magari sì. Vengono fuori... Sì, vabbè, ed è. Sarà così. Senti, ma quanto è difficile ovviamente per un cantante, per un cantatore, trovare la giusta ispirazione e poi farla diventare musica e parole? Cioè, quando è onesta e spontanea, diciamo che il processo non è difficile, perché comunque è come se dovessi proprio liberarti di un peso, no? di voler raccontare un qualcosa, no? Quindi come lo fai con un amico, con una persona cara, o comunque anche con un nemico, che magari hai bisogno di vomitargli qualcosa contro. Lo stesso è con l'esigenza di dover creare qualcosa di artistico. La tua terapia. Quando è, esatto. Quando è sincero ed onesto, è tutto molto facile. Quando invece magari tu devi farlo proprio, che magari devi chiudere il disco, ti mancano due pezzi, allora ti spremi un po' di più, cerchi di andare a prenderti l'ispirazione da qualche parte, quindi ti metti in condizione di ispirarti. Invece quando è spontaneo è molto facile, cioè 10-15 minuti esce quasi tutto. Poi. Così come è successo per Solidago, no? Sì, Solidago è stato molto... Terzo EP, il tuo ultimo EP. È stato molto, molto spontaneo, devo dire la verità. Non ha avuto... Anche perché non dovevo portare a termine una cosa discografica, cioè non avevo una scadenza, è un progetto che... si è costruito col tempo, quindi erano i brani che io mettevo lì perché sapevo che erano giusti per quelle cose, ma non c'era quella scadenza di dici no, mi devo muovere. È stata una cosa necessaria per una questione emotiva più che lavorativa. Ciò che piace di te, al di là ovviamente della bravura, è che comunque tu scrivi per te stesso. Sì, cioè, prima di tutto, sì. Non guardi il mercato, non guardi... Sei pentito di questa cosa? Oppure invece no, vuoi continuare così? Pensi che è la strada giusta? Ma io ho smesso di pensare alla strada giusta per come viene la strada giusta fuori. Io intendo sì, come no, cammino, certo. Non come perché... No, io penso sempre che deve essere prima di tutto la mia felicità, indipendentemente poi dai risultati. Mi sono staccato da quella cosa lì, ci ho giocato un po' a questo gioco, però a parte che penso che per come si stia evolvendo in generale la musica, diciamo che gli artisti stanno diventando molto più spontanei, non vanno a cercare, perché comunque quando molto più è onesta certo, la parte musicale, anche nel divertimento, non è che poi uno deve fare per forza l'impegnato, certo. Però più arriva, perché ormai con i social, ormai TikTok è diventato una fabbrica Bene. Di hit, quindi al di là della discografica, di tutti i progetti, di ritte estive, questo e quell'altro, alla fine se uno fa un bel pezzo, magari anche un esordiente, non ha niente dietro e lo mette lì ed esplode, davanti gli esplode veramente un mondo anche dove basta essere
originali e sinceri e può comunque Certo, questo partire. magari è il lato positivo, Sì, però ci sono anche dei lati negativi, no? Perché la musica, sicuramente intraprendere questo, ma dei social dei o di social, intraprendere, intendevo. cioè, vabbè, ma come tutto, in realtà non capisco poi chi vuole per forza criticare il TikTok, perché c'è sia del buono che del marcio, come in tutto. Cioè, anche Bisogna saper quando... scegliere, Allora, una cosa ovviamente, che dico certo. sempre, nel periodo dei Beatles, anni 60, 70, diciamo che non è che sono usciti solo i Beatles, sarà No. uscita tanta altra immondizia, però sono Certo. rimasti i Beatles. Sono Si emersi deve da. vedere quello che resta, perché poi ogni Certo. era ha il suo, ha il suo buono L'esploit, che ce ne sono e il tanti, suo certo. cattivo, quindi si vedrà poi nel tempo quello che resterà. Sono Alla solo lunga. piattaforme, sì, ma come tutto, ogni epoca ha avuto, diciamo, le cose da criticare, però tra queste cose sicuramente c'è l'opportunità di poter dare voce anche a magari gli artisti bravissimi che altrimenti non potevano trovare spazio. Stai vivendo un buon momento ora. Ecco, Io ma sì, mi qual è la sto tua fase ora? centrando. Dopo che è Allora, uscito, in che dopo, fase vabbè, sei? mo sto preparando il live, Vabbè, quello perché ne parliamo quindi adesso sono ampiamente. molto nella Sei fase preso, sei di concentrato. prove. Sei Poi pignolo, immagino che tutto nei no, miei. sì, sono esaurimento totale. Saranno contenti gli altri del gruppo che poi No, loro sono, presenterai? no, sì, C'è vabbè, qualcuno qua dopo magari. sì, Leo ci vuole dire come si esaurisce questo. Leo che domani ha un esame al conservatorio, quindi sta già esaurito per conto suo. Sicuramente gli porterai fortuna Sì, dopo no, la vabbè, ma lui è serata, insomma. bravissimo, sono bravo. Comunque, no, sto scrivendo già un sacco di È un cose buon momento, nuove. questa è la cosa Sì, più ma no, importante. fortunatamente non posso proprio lamentarmi. Quando ti stacchi dai risultati, dei numeri e tutto, incominci a Vabbè, vivere comunque bene. Solidago No, ha no, fai le sue avuto cose, certo, no? un Anzi, buon sono molto seguito. contento. Sto bene. Vabbè, questa è la cosa più importante. Fai musica, che è Assolutamente. quello che ami fare, e Assolutamente soprattutto una data. sì. E poi la data, esatto, perché poi è arrivato il momento appunto di cominciare anche a costruire delle cose belle sotto il punto di vista dei live, e ci tengo a performare i nuovi brani, e anche quelli precedenti, perché poi non ho avuto occasione, vista la pandemia, di organizzare poi una cosa come Un po' volevo intima, io. No, ma diciamo. poi come voglio io, perché magari partecipando a tanti eventi, 500 persone, insomma, non è che. partecipando agli eventi dove Certo, tu devi sporadici. andarti a inserire, ovviamente tu vai a fare la tua performance, Certo. però devi adattarti comunque Certo. a delle situazioni. Sicuramente è stato sempre bello vivere tutti questi live fino adesso e tutto, però Anche Made in fare il tuo Sud live, sicuramente è certo, però un'altra fare cosa. il tuo live, avere il tuo momento, il tuo spazio, come dici tu. Esprimerti, Esatto, quindi ecco, poter decidere divertirti, tutto di insomma. quella cosa è un po' come se fosse il tuo compleanno e ci sono gli invitati alla tua festa, quindi sarà un po' il mio Anche perché tu compleanno. sei uno che si ferma, so che Esatto. sei uno, mi ha detto Marco, Io sì. dico che ti fermi, fai le No, io sono. Ma foto. una volta proprio a Napoli era un live al Maschio Angioino e ricordo c'era un sacco di gente, più di Ti sei fermato 1500 con. persone. Mi sono fermato penso un'ora e mezza dopo Applauso. e sono rimasto tutto il tempo a parlare, a farmi le foto, non me ne volevo andare più. Cioè ero più contento io di fare questa cosa che la gente. Complimenti, Oppure perché è Avellino, Avellino era una fondamentale. piazza piena, rimasi un'ora in più solo per Vabbè, fare le perché a foto, te piace facevo il una fila. contatto con le Ma persone, perché io ho no? bisogno di capire quello che riesco a trasmettere, lo voglio sapere. Cioè mi fa Stai piacere facendo bene. condividere questa cosa, quindi finché anche ce ne saranno due davanti a me, io tutti e due voglio spenderci il tempo dopo. Senti, ovviamente oltre a Solidago sicuramente canterai Sì, quello canzoni. che non ho potuto cantare negli ultimi anni, che magari è uscito, però la pandemia e tutti i casini che ci sono stati non hanno permesso di fare poi ogni volta. Fortunatamente adesso ce la siamo lasciate alle spalle, però che periodo assurdo, vero? Sembra, sì, Se incredibile. Eppure sono uno. riuscito, è un periodo incredibile, eppure durante la pandemia è uscito un disco, ci ho fatto uscire Femmina, il secondo disco, un altro EP, Blu Verano, cioè comunque è stato comunque un momento dove sono riuscito a far uscire Produttivo, cose, perché forse avevi produttivo, e bisogno forse, no, anche di perché esorcizzare quello un mi, po', certo, era forse. l'unica cosa che come al solito riusciva a
a farmi stare Vabbè, bene. questo determina che sia una persona che non Mo si molto. abbatte, cioè No, no, quando, anzi, no, forse ero. sono le difficoltà che ti fanno Forse emergere, sì. eh? Sì, secondo me sì. Ami le Qua. sfide un po'. Sì, secondo me devo andare sotto pressione per Come ti fare cose capisco belle. su Ma quello è questa così, cosa? è così, è così. Viene Pure Michael sempre Jordan facevo così. Sì, meglio. ho visto il documentario, diceva quando lui aveva una sfida riusciva a dare il meglio di sé. Sì? È Quando non c'era la vero. sfida è come se, capito, si scocciasse, cioè non riusciva a Siamo diventare un po' quella epicurei, bestia. come vogliamo Esatto, dire, è quindi. vero. Senti Livio, ovviamente questa data, ecco, unica perché tu ci Sì, tenevi. diciamo che abbiamo creato un mood proprio per quella data lì, quindi non è una data che noi porteremo in tour, ma è una data a casa, quindi a Napoli, che è casa mia. Poi sarà un periodo anche molto acceso, perché poi il campionato, vabbè, ma non, io no, fine oggi Mamma non mia. sono proprio sbilanciato, non ho proprio Però detto sembra niente, a non ho questo detto niente, punto io oggi stavo sui sembra che quartieri. vabbè, quartieri Ma là è proprio diventato proprio, cioè, è incredibile, cioè, già però che c'è bello una, sì, vivere no, ma vabbè, questa, da avevamo brividi, da bisogno, brividi, veramente da vero, brividi. vero, Però comunque io continuerò a non dire nulla, non ho messo i no, social, non mi sono proprio anche pronunciato, non ho perché detto terzo niente, non ho scudetto del messo. Napoli, Ma tuo che ter qua? Il terzo terzo scudetto? No, perché lo scudetto? Insomma, lo scudetto, no. Terzo e P di Livio No, Cori, no, ma sai non stiamo, com'è? no, qual No, scudetto? no, No, diciamo no, no, niente a me. di tricolore. Comunque, vediamo. Comunque, Però sarà vediamo. un periodo particolare, comunque maggio, insomma, attorno a quei periodi là. È un momento È felice da molto, molto condividere. acceso. Quindi Napoli sicuramente Ma sarà anche un tu po' il sei uno centro. che farà i capelli azzurri No, nel se caso? dei capelli No. azzurri, no, ma non so che cosa, qualcosa Qualcosa faremo. inventerai, Sì, mi verrà sicuramente qualcosa, ma no, capelli azzurri non credo, perché sarei malissimo, cioè mi mortificherei proprio. Senti, Simone, il tuo chitarrista, ma anche il tuo Producer. produttore, ha annunciato sui social: venite perché faremo qualcosa di molto particolare. Non Sì, ci vuoi perché al annunciare di là degli nulla? ospiti, che ovviamente ancora Vabbè, ma vogliamo gli ospiti lasciare sono un po'. relativi No, perché vabbè, ci sei tu, al di là, però mi insomma, fa piacere avere comunque Cori, questi eh? avere gli ospiti che vengono a trovarmi. Però cioè, comunque c'è un lavoro che facciamo anche Certo. dal punto di vista musicale, che, insomma, avendo appunto il nostro spazio ci divertiamo, Diciamo perché che Simone l'ho sapete messo molto alla suonare. prova, diciamo che si dovrà dividere su molti strumenti a sto giro, quindi non solo la chitarra. E quindi no, ovviamente è tanta la voglia di poi di far vedere quello che stiamo facendo. Vogliamo quanto, cioè, aspettare ancora per me è una tortura, perché Vabbè, vorrei perché farlo vorresti, domani, no? immagino, perché tu sei uno Sì, perché dico, Madonna, abbiamo molto. fatto sta cosa, Madonna, non vedo l'ora No, che lo perché poi magari ti sento, capita di cambiarlo poi più di una volta, dici no, sì, poi magari sono ci pensi, maniacale, sì, eh? sono maniacale, però sì, c'ho voglia proprio di, cioè mi verrebbe a volte di fare diretto e dire guardate che stiamo facendo, però poi è No, brutto, no, si e poi svelano, dopo si svela no, tutto no, e no, poi meglio, deve meglio aspettare, essere sì. il momento. Ma soprattutto volevo chiederti sì, ok, live, ok, tutto, però tornerai a scrivere oppure già stai scrivendo Sempre, conoscendoti, quello non finisce ecco. mai, diciamo. Dico, ci sarà poi, avevi parlato anche di un Allora, nuovo, noi, eh? parlo al plurale perché poi non lavoro Certo. solo io a queste cose, quindi anche con Simone, Leo, stanno sempre in studio, le idee poi ovviamente vengono, anche magari suonando. Perché spesso ti chiedono quando ci sarà un altro album. È Cioè, un po' beh, difficile come l'album, cosa, eh? allora, l'album posso sicuramente dire che è una cosa che non è vicina. Ci saranno delle collaborazioni, anche a brevissimo. Però se devo parlare di album ci vado sempre molto coi piedi di Ecco, piombo. le collaborazioni, abbiamo visto in questi giorni, sai, un po' i Beh, social con Calone, esatto, no, Marco sì, diciamo, sì, ci ormai sei, Marco ha ormai, visto che si può siamo là, dire, si non può si sa che dire. cosa, però siamo stati in studio insieme, si E può quindi dire. ci sarà un Ci sarà pezzo, qualcosa sicuramente, chi ma lo sa tuo o come? suo, non Non si si sa. sa, non si, questo non sappiamo ancora niente, non sappiamo nemmeno come è stata Io non ci impostata la cosa. credo, comunque Magari uno andiamo potrebbe avanti. dire, ah, boh, ho scritto qualcosa per Ma lui, ecco. veramente oppure fai finta che non lo sai? Non lo so, Non ovviamente, lo cioè. vuoi dire, No, lasciamo ancora, faccio fare a eh? Vabbè, Marco. dai, per questa volta non me la prendo. Faccio Però fare a sì, Marco. Però vabbè, però si sa. svegliamo che ci sarà Allora, devo dire, almeno, però eh? voglio dire una cosa, è un artista che io stimo Vedi che non veramente ce la fai, lo devi tanto. dire per No, forza. però no, voglio spendere delle Sì. parole per Marco, che è un artista che adesso, lavorandoci in studio, ho capito quanto veramente sia determinato e produttore. Cioè, lui è proprio parte attiva, no? Perché molto, molto spesso si pensa che ci sono molti cantanti, magari non scrivono, Certo. invece lui scrive,
attento anche nella parte di produzione Beh, poi siete anche musicale. simili, secondo me, Infatti caratterialmente. l'ho visto, a parte che un pezzo di pane incredibile, cioè proprio un bravissimo ragazzo, è una persona Credo che squisita. sia Pignolo non quanto te, però No, 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 invece lui, di no, più. cagazzo, abbastanza, cioè, è uno che sa quello che vuole, sa quello che vuole, quindi lo stimo molto, veramente. Anche per i risultati, lui ha dei risultati Vabbè, poi incredibili, sono anche fa belle dei queste numeri. collaborazioni perché magari uno ha anche poi modo di conoscere altri Sì, artisti, no, ma infatti confortarsi. io già lo stimavo prima, poi avendoci a che fare mi ha confermato quello che sa fare, la persona che è, quindi mi ha Quindi fatto molto bravo piacere. Marco, Bravo poi Marco quando Dall'Orto. uscirà si può dire almeno questo? No, Nemmeno? non lo so nemmeno io. Vabbè, ok, Ma allora poi facciamo cosa? così, ti Boh. devo strappare per forza qualcosa femminile, ci sarà anche una collaborazione femminile Ci questo sarà una prossimo. collaborazione femminile Marco dice che lo che... puoi dire, anche Leo dice che puoi dire tranquillamente il nome. Marco penso che non sia nemmeno... Sto Non sia nemmeno... scherzando. La collaborazione femminile, allora, è una ragazza con la quale già ho collaborato e non è italiana. Penso di aver detto già tutto. Poi chi lo sa, Andate a ecco, cercare questo magari aumenta la curiosità e capire, vai a vedere una i canzone dischi. d'amore, una Una canzone canzone molto d'amore, una canzone molto d'amore molto struggente, positiva, no, positiva. positiva. È una canzone Abbiamo bisogno d'amore, di una True canzone Love. d'amore in due lingue, Inglese. napoletano e inglese. Possiamo Fantastico. dire in inglese, un'altra lingua. True Sì, è molto amore, Strong. sì, è molto positiva, cioè quando parli della tua metà proprio, dedicata proprio alla All'amore, metà, alla non un prima. amore che soffre, un No, amore, un un amore amore. cosciente di aver trovato una metà. Hai trovato la metà, Cori? Vabbè, la prossima domanda. Forse, Maybe. potrei aver trovato qualcosa. Siamo contenti per te. Allora. Cattiva, bestia, No, maledetta. No, no, teniamola, teniamola, perché se è barba, ragazzi. Però devo dire, io le voglio bene. Ed è giù. No, Perché sono il tuo ufficio lei, stampa, a parte, perché no, a lavoro parte, al di tantissimo là, per no, te, perché io poi e Marco ormai dobbiamo dire la dobbiamo dire verità. che... Dobbiamo dire la verità, perché tu mi conosci, quindi sai, conosci anche la mia vita e tutto. Quindi sai quanto io poi sia Ho paura di sensibile, quello che no? sta... No, Ah, però sia ok. sensibile, quindi Vabbè, lo sai, conosci. c'è grande stima, ti voglio bene, ma poi Ci tengo. soprattutto No, quindi io... anche quando si fa il gossip, io te lo Eh concedo, certo, ecco, vai, perché poi tu ci non ti sta. dimenticare, comunque io essendo Barbara è donna, un'amica, è chiara, gossip, Barbara è anche un'amica, quindi fatemi. bravo. Poi voglio dire, io e Marco ormai ci Sì, sentiamo ormai, vabbè, con di più, Marco sì. Marco, ormai, e siamo una coppia di chi fatto. è Chi è Marco? Marco fa Marco? parte del mio Collabora, management, quindi sta ecco. con me. Ormai, Quel povero ormai, Cristo che deve subire ormai, sempre. ormai, ormai, sento Deve più subire lui tutte le che mia figlia. nostre È cose. vero, poverino. Esatto. Però comunque, diciamo che da Sì. quel punto di vista, diciamo, sono Sei ispirato. fortunato perché hai A livello intorno delle d'amore, persone sì. che ti vogliono bene, delle No, no, persone sì. che... No, devo dire la verità, io sono Un bel molto team. contento. A parte, sì, del team sicuramente, perché poi sono tutti ragazzi come me, quindi molto genuini, Però veramente buoni. dopo una domanda gliela dobbiamo in diretta a loro, sia A Leo, a Marco a sì, cioè, Marco, a Leo, Marco ti va di... dopo, Sì, vai, là, eh ci sta. sì, dopo, dopo Ok, sì, vai, in chiusura li vogliamo, vai. Vabbè, perché poi facciamo due... Ma parliamo, Leo c'è scusa. ancora, tutto questo. No, secondo... Certo. Vediamo, sì. Vedo. Allora, la canzone che secondo te hai detto, mamma mia, Livio, qua ti sei superato. Ovviamente mettendo da parte Solidago. Proprio quella che... Allora, Vabbè. sono due... Casa No, mia, vabbè, penso ma che... casa mia anzi, È un è inno. un inno, esatto. Sta crescendo, questo fatto il Napoli Ma sta anche... Te tornando lo stavo molto dicendo. in voga. Infatti su TikTok stanno impazzendo. Dai ragazzi, continua. Vai, è il momento di... Dai, No, quasi disco d'oro. ma è vero Cioè, perché noto spesso anche nel sì. mio quartiere al Vomero, lo È sai che... molto... Sì. Sì, Vabbè, mi sono contento perché ne poi parlavo anche l'altra volta con Samurai. l'effetto... Stavo parlando con Samurai J che poi ha fatto il remix Anche appunto di l'effetto Alasani. Salesiani, ormai i salesiani ascoltano solo quella Ah, no, ma era... canzone. Comunque, no, ci siamo resi conto che È il è un, momento. pe no, è un pezzo che veramente rappresenta le radici, Attuale. quindi ci sta molto. Siamo E allora facciamo così, visto che abbiamo parlato a casa mia, annuncialo. Mandiamolo. Ecco, un evergreen a casa mia, featuring Samurai J. E chi mi canta per essere a me
poi basterà me. Però è un pezzo dove mi quindi sono superato proprio. Edo De Laurentiis, amico mio. Edo, dai, Edo, lo stadio, organizziamo. Che ci voglio tornare, già sono stato, ma ci voglio tornare. E invece quella che proprio detto, forse me la potevo risparmiare. No, perché io credo che tu tutte quelle che ci tieni. Però una che dici, ma forse... Ma allora, forse sì, qualche volta mi è venuto in mente. Ma che se non potevo risparmiare. Però se poi pensi... Come detto. Ma potevo risparmiare. Però in realtà nemmeno, perché comunque... Va bene, tutto ogni quello. Pezzo porta a qualcos'altro ed è una parte del percorso. E poi in effetti non ho mai scritto qualcosa in cui non credevo. Quindi io penso che in ogni pezzo c'è sempre una parte di me che in quel momento era reale ed era onesta. E quindi non posso mai rinnegare un brano mio. Ma adesso cosa ascolti? Che musica stai ascoltando, Livio? Ma io guarda, mi sveglio ogni giorno con una voglia diversa di perché veramente mi ascolto tutto. Cosa ascolto? Mi sto ripetendo tutta la discografia di The Weeknd perché ho preso i biglietti del concerto a luglio, quindi sto ripassando tutti i dischi The Weeknd per cantarli da sotto italiano, al palco come una groupie. Al di là di quello, italiano cosa ascolti? Italiano. A parte Giorgia che ormai lo vabbè, abbiamo, Giorgia ormai ti commenta anche, abbiamo visto. Ti ha fatto anche gli auguri per il compleanno. Bravo. italiano, è dura. Da parte il solito Pino, vabbè. Ormai l'ho violento discograficamente, sempre. Mi sto riascoltando molto l'ultimo disco di Nino D'Angelo. Mm-hmm. C'è un pezzo che mi distrugge, cioè mi fa piangere ogni volta che lo metto. Vuoi accennarlo? Sul tanto si guardesse a te. No, non mi metto a piangere. Che il pezzo che parla dell'amore con la moglie, insomma, che io sono stato anche testimone che li ho vissuti insieme. È veramente un esempio di amore vero. Perché stanno insieme da tantissimo. No, vabbè, ma io purtroppo non ho avuto l'esempio dei miei genitori che poi mi sono separati, si vogliono bene, però comunque è stato un amore che poi è finito. Da un certo punto di vista, però penso che sia stato l'esempio più vicino che ho di amore vero, quindi mi ha proprio colpito assai, e quel pezzo è proprio, piango, basta. Quindi ascolti Nino D'Angelo perché c'è questa canzone, però non vuoi accennare, però... No, non voglio accennare perché piango, se faccio una cosa del però genere. C'è una tua canzone che mi fa piangere, lo sai? Qual è? Vediamo se indovini. Ce ne sono due, in vai, realtà. Vai, vediamo. Vules e Creedem. Ma dimmi tu qual è. Vules. Allora ce la guardiamo insieme, dai, vediamoci il video. Allora Vules. Ben ritrovate Non Solo Calcio, un piacere avere ancora con noi Livio Cori. Ancora non sono scappato in Giamaica. No, cosa che no, anche fare. Perché qua è difficile, perché questa io a casa tua... Io lo stavo pensando un'altra volta, vorrei dove? Andarmi in Giamaica. Dopo il 4 maggio. Dopo il 4 maggio. No, vabbè, poi c'è anche altre cose da fare. Dopo devi fare a settembre, anche delle date. Settembre vorrei andarmene... No, a settembre non puoi. Che succede? È perché devi poi iniziare. No, è un po' in una pausa, ma volessi. Io non mi faccio vacanze. Non le puoi fare, ma adesso non è il momento di fare. Hai avuto la pandemia, insomma, per fare. Fa la pausa, stacca. Come è andata, Molessa? Sono proprio curiosa. Madonna. Te l'hanno mai chiesto? No. Vules è nato perché la mia ex ragazza mi guardava le storie e quindi vedevo sempre il suo nome. Quindi perciò ho cominciato il... Vabbè, stavo un po' sotto. Ma sempre sotto la doccia è nata questa canzone oppure... No, sul divano no. Mentre scrollavo e continuavo a vedere questo... Perché penso, ragazzi, allora, la musica è una cosa che rispecchia poi la vita semplice, certo, di tutti, no? E a tutti magari capita che ti trovi quel nome che ti guarda le storie e dici... Caspita! E io allora uscivo da questa relazione con lei. Vabbè, però ci sono anche delle persone che magari non usano... mettono delle finte per guardare mica per forza. No, lei invece è proprio col suo. Ah, proprio a cazzino, ho capito. Correva l'anno 2020. Vabbè, però voglio dire, sono cose piacevoli. Quindi è partita la frase. Ma lei lo tu sa? Devi dire tutte storie a me. Lei lo non sa? Capisco come fai. Lo sa? Non lo so, non mai chiedo, okay. Non l'ho mai sentita più.
È andata con andata, Lucco. sì. Vabbè, ma bisogna guardare il Si va, presente, no, il va. futuro, Il si va presente, manco il avanti. futuro. Bisogna No, guardare, devi costruire per il godersi, bisogna futuro. stare nel momento, godersi il momento. È importante, perché ho imparato che il passato è malinconico, il futuro è ansioso, quindi sono questi due stati d'animo. Quando pensi al Aspetta, com'è futuro, il... il passato è malinconia, Certo. e il futuro è ansia, E il e il presente è presente gioia. è È vita, è gioia. tutto, sì, è vero. Quindi dobbiamo Non c'è assolutamente... dolore nel presente, No, c'è la perché proiezione nel c'è caso. però non, nel Vero. presente non c'è il dolore. Beh, quante roba, stiamo andando. Ma come Wabba. filosofa, donna mia? Cioè, Questa, cioè, vi ho dato secondo... una perla, Cioè, veramente. veramente questo Non sta a solo dire... calcio, Ma, possiamo, ma cioè... noi infatti anche Diciamo che filosofia. secondo me sarà proprio No, l'ambiente, casa qua si gioca sua. in casa, Allora quindi dobbiamo sempre venire qui sì. Ma io l'ho perché detto, addirittura, perché tu una guarda, volta sei venuto da te, ma una volta devi venire è la prossima a da me. La prossima volta maggio. a maggio, certo, no, è vero, perché tu Fuori casa. ovviamente stai, pure tu Certo, giochi, io anzi già sto no, là. tu giochi a casa, perché tu giochi in casa lì, ai Salesiani, perché tu sei di casa, Io sono quindi del diciamo che ci Brera. veniamo a metà, un po'. Ma io già sto là, io e Marco, insomma, Marco, già. siamo innamorati, dopo Marco tu vieni qua, insomma, Assolutamente sì, devi abbiamo Marco e venire. Simone. Perché abbiamo la testimonianza di... Magari No, chiediamo non c'è il punto di... Simone, No, c'è... Simone, c'è Leo, c'è Leo. Che Simone lo troveremo. Vabbè, Simone avremo modo di chiedergli i Sicuramente, suoi andiamo pareri giorno al da lui. 4, no? Il 4 gli chiederai. Ma com'è stato sto why? Che voglia, si sfoga. Senti, Livio, ovviamente devono venire al tuo concerto perché al di là delle tue fan, anche perché io credo che i soldi Ha spesi... specificato le mie fan. No. Perché è vero. Perché è vero, io non riesco a parlare meglio, non so perché. Vabbè, no, non è vero, perché sono Le tue quello. fan, scusami. Però è vero, credo di aver sviluppato un modo di parlare alle donne, perché in realtà quello che cioè il modo in cui magari racconto le mie cose, sono un po' unisex, non è che lo vedo dal punto di vista mascolino per forza di una cosa. Quando parlo anche soprattutto d'amore, è un punto di vista che può essere Certo. abbracciato da entrambi i sessi, ovviamente, da qualsiasi sesso, qualsiasi orientamento. E quindi credo che magari la sensibilità femminile si avvicina molto a quello che racconto. Ci sta. In effetti, diciamo, anche Poi tu sono fai delle cresciuto con belle... due donne, Sì, quindi però sono mia mamma e anche mia tu fai delle sorella. canzoni belle struggenti, insomma. Soffriamo, no, Proprio voglio sentite, dire, sentite. anche l'ultima, no? Io vedo tantissimi, anche con me, L'umano non mi andiamo, amore. cioè è L'amore proprio sta diventando perfetto. virale, quindi lo stiamo spingendo di più. Ma sì, perché anche un po' sono quegli slogan, no? Perché poi le canzoni diventano anche degli slogan. No, ma poi Quindi ho tutti quanti, no, letto l'umano un amore. commento proprio di una ragazza, mi ha fatto morire dalle risate, che dice: "Ah, finalmente Livio ha fatto una canzone, dobbiamo eliminare un ragazzo, capito? Esatto, Giustamente quindi c'hai usciamo la la sera, dice: "Ma canzone, guarda, io non dice. mando amore, quindi Dice, mi vabbè, guarda, risolvo". voglio guardare uno che deve, ma è così, no? Ma Quindi. in realtà tu non sei così, quella è una No, non sono facciata, periodi. insomma. No, però sono Cioè, momenti in vanno cui magari non sei vissuti. predisposto, adesso sono molto più. Adesso sei Ma sì, predisposto? perché uno non deve vivere a metà, non può Certo. permettere a delle situazioni di impedirgli di continuare Devi a vivere il vivere presente, tutto il basta. presente, quello che dicevamo prima, cioè quindi Certo. viversi le cose. È Ma vogliamo sentire importante. Numan Amore? Dai. E vai, andiamo Numan Amore. Come fa? Numan Amore, ti presto coro sola, non parar ora. Sentiamolo adesso, è Livio Cori. meglio. Sapere, perché non faccio amore, ma non fa. Ben ritornata a Un Solo Calcio, Per la ultima rubrica parte. supportiamo Livio Cori. La supportiamo, Due va supportiamo. una parte del team. Purtroppo, vabbè, Ah no, Simone aspetta, oggi te lo non devo c'è. dare. Simone non c'è, però abbiamo, se vi presento io. Vai. Allora, Alla batte... No, perché non ti devo Leo, dare che il io nome. chiamo Leo Nod, ma non vabbè, tu puoi presentare. Però è così il suo nome d'arte ormai. È successo semplicemente che... Che bello mantenere il microfono. Vero. Aspetta, aspetta, vieni, Vuoi vieni. passarlo? Vieni, No. vai. Allora, Semplicemente che... Vai, buonasera spiegaci. Leo. Buonasera, sono Leonardo Buffardi, in arte per Livio Cori, Nod, ma non è vero perché Sostengo Livio. sostengo Livio Supporto, psicologicamente, supporto. emotivamente e poi, Alla in batteria. ultimo, Ma ti racconterò gli esami, musicalmente. zio.
Racconta un po' di cose. Oh, io so, no, io so. Sulle strade delle camere. Perché la prossima volta facciamo così. Ok. Ci diamo appuntamento. Sì. Bravo, lui non viene. Okay. Così faccio l'intervista con te, perché Marco non parla. Quindi un confessionale. Ah, perché lui vuole, cioè lui vuole, lei vuole prendere il gossip. Il gossip. Certo, lei osa. Praticamente. Ma è lui che mente in questo momento. Bravo. Allora, la cosa più difficile, cioè, lavorare con Livio. Non devi, sì, fai finta che lui non c'è. No, ma lui non c'è. È più difficile lavorare con Simone e con Livio. Sì. Sì. Simone, ti vogliamo bene. Perché cosa fa Simone? Perché Simone scrive delle batterie totalmente senza logica. Sì, lui si sta riferendo a un pezzo in particolare. Cioè, un pezzo in particolare, sì, la mia. E lui si esaurisce ogni volta che deve fare la batteria. Sì, bello, perché ha programmato la batteria con un algoritmo. Non è Livio, ero convinta che... No. Simone che vede questa cosa. Sì, sì, è vero. È Simone. Simone Ottaviano. Eight Away. Chitarrista produttore. Eight Away. Senti, ma quante ore ti fa lavorare per questo live ora? Cioè... Allora, qua rischiamo una denuncia per sfruttamento. Yeah. Andiamo su TikTok e questa cosa la dobbiamo denunciare, giusto? Assolutamente sì. Senti, però, fortunatamente si lavora anche di mattina. O sfortunatamente? No, è tutte le ore. Tutte le ore. È chiamata. H24. Ma è uno che cambia, cioè all'ultimo momento dice no, dobbiamo fare così, cioè ti capita questo con lui? Ma perché non ci sono ultimi momenti, è sempre il momento sempre per il momento. Cambiare. È vero. Ho capito che dopo questa intervista penso che nessuno più vorrà lavorare con Livio, quindi non è che siete voi bravi, è che giustamente i chitarristi dicono, aspetta, allora a questo punto... Sì, esattamente. Però poi ha un cuore grande, di la verità. Il cuore grande, poi musicalmente a me. Però è un cuore. È bastardo, cioè frusta i suoi collaboratori. Stiamo parlando ovviamente lavorare con te. Esatto, chiaramente. Marco, la persona. Marco è troppo di faccia. Cioè, Marco non dice la verità, perché adesso ti faccio vedere Marco. Marco dire tutto. Marco, posso dire tutto? Sei un uomo libero. No, Marco, ti prego, evitiamo. Dici tutto. Allora. Dici tutto. Vai. Dici tutto. Dopo che Leo mi aveva fatto... Ciao, mi presento, sono Marco Enrico, e faccio parte del management di Livio Cori, LC, sono fiero appartenente e... Ok, dai, adesso dico qualcosa, riparti prima con le cose cattive, vai. No, poi se riesci a congiungere. Prima con le buone. Che cosa, fatemi una domanda, io vi darò una risposta sincera dal profondo del cuore. Sei un avvocato, quindi stai studiando, cioè non puoi dire menzogna. Si sente risposta. Il momento più difficile. Ma si sente? Certo che si sente, vero? Ok, perfetto. La regia mi dice okay. Proprio quando dici no, basta. Cioè, Livio, basta. Il momento... Io lo so. Non l'avevo detto. Io lo so. Cioè, non c'entro io in questo momento. Quando devi avere a che fare con Barba. Quando devi organizzare le cose con Barba. Quello è il momento difficile. No, non è vero. Io ho... Invece di essere con te, allora ho... Vai. Ecco. Vedi, il momento... Fammi parlare con Leo. Ormai momenti più difficili, è un costante momento difficile. No, a parte gli scherzi. Niente, ormai abbiamo sviluppato, voglio dire, una certa affinità, sia con Livio, sia tra tutti noi, quindi ormai. Sì, ormai siamo proprio... Sono diventati di urne, ma anche, infatti, quando non mi chiamo dico, che succede? E quindi... Salutiamo la tua fidanzata. Ciao Mary, ciao amore. Ma lo sa, non c'è bisogno di specificare. No, e comunque niente, in realtà ormai si è sviluppata, devo dire, una certa affinità, c'è insomma la... Empatia. Sì, c'è un'empatia e poi la mentalità, devo dire, è un piacere lavorare con Livio, a dirla tutta, perché la mentalità è molto, diciamo, è quella giusta, è orientata comunque al risultato e nel frattempo c'è tempo per divertirsi, per sorridere e quindi questo rende il tutto, come posso dire... Falso, sei un uomo falso. Sei un uomo falso. Non è vero niente. No. Picchia.
No, no, no. Però dovremmo ascoltare anche Simone, secondo me. Dovremmo ascoltare Simone. Simone è l'unico che secondo me. Vabbè, proprio... Simone mi vive da anni. Sì, sì. Però devo dire, vedi le diverse fasi. Io sono ancora nella fase del, come posso dire, della luna di miele. Ah, è vero, è vero. Quindi Leo già è stranamente già me passata, Leo da subito. No, però devo dire è bello, è stimolante. Quindi dai, diciamo che momenti difficili ce ne sono, perché devi fare tante cose in velocità, però le risposte, sì, dai, sì, insomma, quelle sono, però sono soddisfazioni, dai. Stiamo lavorando bene, stiamo lavorando bene, dai. Siamo umili, siamo... Allora, diciamo che questa entrata, al di là che ci stiamo divertendo, cioè, voglio dire, c'è sempre una professionalità. Perché? Perché io ci tenevo a far vedere a casa l'aria che si respira intorno comunque al libro. La cresta, no, vabbè, voglio dire, è anche bello, sì, perché tu sei uno che scherza, che rida, però comunque hai, se hai una mentalità che personalmente ammiro, perché sei stato con un team, con delle persone che hai intorno, e non è semplice, Livio, perché comunque a Napoli, diciamo, questa mentalità è un poco più del nord, dai, un po' più... Ho studiato a Milano. Vabbè, al di là di questo, realtà... però è bello anche perché io noto che le persone che ti sono intorno, davvero, Livio, è una seconda famiglia, e non è facile trovare delle persone che ti vogliono bene, perché tu riesci a trasmettere con la tua musica, anche col tuo modo di essere, genuino, cioè sei una persona che entri. Ma sì, ma perché proprio non voglio essere costruito in generale, non c'ho bisogno. Ma non collegarmi. È semplice. Lo so, perché però, per chi fa musica, non è. Mo vedi, lui ti ha detto delle cose così, però no, giustamente, vabbè, ma sì, no, sì. Ma voglio dire, si scherza. No, vabbè, ma che c'entra? Perché perché Marco è strutturato, Marco è diplomatico, è abituato. Lui invece è come me, è vero, cioè dice, però lì il tuo supporto è che io basta. Ma fai bugiardo, non è vero, come fare? Che segno sei? Bilancia. Toro. No, non è vero, lui. Cioè lui senza di me qua, no, nello studio, che poi noi abbiamo, non vedete lo studio, però sono varie postazioni, sì, dove lui ha la sua, io la mia, tutto, e quindi ci vediamo quindi lui tutte sta spesso qui. No, io gli rompo le palle da dove nasce, capisco da dove nasce poi questo amore, perché... Madonna. Però abbiamo tante cose in comune, in realtà noi abbiamo tante cose in comune, al di là della musica che facciamo, però... Per esempio lui, e devo dire, è un grandissimo musicista anche di musica latina e brasiliana soprattutto. Quindi diciamo che l'ho conosciuto principalmente su quelle cose lì. Ed è veramente, veramente, veramente forte. E mi fa divertire un sacco quando lo sento suonare. E ci confrontiamo spesso su quel tipo di genere. Vabbè, perché poi lui è uno che piace sperimentare. No, mi piace un sacco tutto. Sì, sì. Magari. Cioè, per esempio, ecco, ma una canzone... Romeo Santos. Cioè, per esempio, ultimamente stiamo sentendo le cose di Romeo Santos, Baciata, queste cose qua. Ah, proprio. Poi mi fa sentire un sacco di pezzi funk brasiliani che sono incredibili, delle robe. Andiamo a raccontare quando hai rotto il tavolino. No, ma quello perché dobbiamo dire? No, io voglio dire, allora, Leo. No, non si può dire, Leo. Giorno, sì, si può dire. Allora, vabbè, ha messo un pezzo che l'ha gasato così tanto che ha lanciato una sedia su un tavolo di vetro e l'ha distrutto. Oh. Vabbè, quindi vi divertite qua, proprio dove, qui. Dove sta la telecamera? C'era un tavolo di vetro, che non c'è più, ovviamente. E Leo ha lanciato, perché stava gasando ascoltando questo pezzo, ha lanciato una sedia che è andata a finire su questo tavolo di vetro, l'ha distrutto. Sì, però non c'è Simone, perché io ho detto, vabbè, vado allo studio, mi farà sentire musica. No, cioè, musica. Cioè, canterà, suonerà, niente. Tu ti aspettavi Simone? Capito, che peccato, guarda. Quando posso ritornare? Non abbiamo un chitarrista. C'è un chitarrista. Dai, facciamo questa cosa. No, abbiamo le chitarre. No, ma poi voglio dire, Simone, lui ha un altro ruolo. Va bene così. No, sono per chiusendo. Ma può rimanere per un bel po' di tempo. No, non è vero, perché non è così, Gio. Ha sposato la causa. Cori parla benissimo, hai visto lui come diplomatico. Però noi, allora, per non solo calcio, bravo. Dire che adesso abbiamo parlato. Mm. Però la parte musicale noi ce l'abbiamo anche il 4 maggio, quindi nel senso, non solo calcio, avrà anche questo spazio. Quindi sarà... Una ci sarà la mia collega del mattino, perché io quel giorno devo lavorare. Se vuoi godere lo spettacolo, certo, vabbè, giusto uno. Ci sarà la mia collega del mattino, Erika Buongiorno, che farà col buon Fabio tutte le riprese. Grande. Perché io
Devo, insomma. Leo, ma sei pronto Leo, per il 4? Sei pronto, Leo? Io sono sempre. Sempre pronto. Ma quando sei pronto? Prontissimo. Prontissimo. Ma lo sai che adesso? Che ore sono? Non lo so. Le 10. Praticamente tu fino a domani mattina devo sempre domani provare. Allora devo dire che Leo, che è un accademico, Leo sta studiando al conservatorio. Infatti io devo dividere Leo con il conservatorio di Salerno. Quindi adesso Leo. Anche perché devo dire sia lui che Simone sono, come dire, preparatissimi proprio perché sono studiosi. Cioè Simone è plurilaureato in musica, quindi sono dei grandissimi maestri. Lui sta diventando maestro Jedi pure lui. In batteria, quindi devo dire, addirittura anche il management qui è un grande chitarrista. C'è un team quindi di ricerca, nel mio team stanno suonando tutti quanti, tranne io. No. No, però sono tutti, come sono dire, tutti sono tutti intenditori e musicisti, quindi è di un certo spessore e livello. Che peccato che è finita questa puntata. Vabbè. Torniamo. Torneremo, abbiamo tanto. Ma come facciamo a liberarci senza di me, da Barbara? Impossibile, ormai. Impossibile, lei ci ha catturati. Allora, ci ha catturati. Marco, perché ride? Non l'ho capito. Va bene. Lo so, ma ormai noi siamo l'unica cosa, lo sai. No, per la gioia. La gioia. Allora, sì. Torniamo seri. Ti sto dando un'opportunità. Allora... Lavorare con lui incredibilmente. È fantastico. È fantastico. È una delle esperienze più belle della vita. Ce la fa. Ma quello è così. Allora, Leo in realtà è anche un po' la nostra mascotte, perché Leo è quello che diciamo non ti fa mai. Perché sorride sempre. No, è proprio perché è energico ed è pazzo. Ma Leo è pazzo, comunque. Sappiamo che batteria è pazzo. E quindi genio. Ti fa sempre, no, però mi dà sempre un buon umore. Devo dire che c'è sempre un bel mood in studio. Cioè è difficile che noi sappiamo intrattenerci comunque. Sì, il limite che si può raggiungere è rompere un tavolino di esatto. Però devo dire, allora sai, uno immagina le rockstar, droga, noi alla fine beviamo acqua, mangiamo panini, niente di grave, eppure siamo tutti appicciati. E poi uno pensa tutte queste donne, uno pensa tutte queste donne, invece soffrono per amore. Cioè, ma come è fidanzatissimo. Vabbè, adesso anche tu. Eitao è fidanzato, Leo è fidanzatissimo. Adesso anche tu hai trovato la io sono ancora, vorrei, tu ora che hai trovato la tua... Sì, c'è. È lì. Che mi guarda, è lì. All'alto, come la luna. Secondo me è impegnata. No. Non tratto con donne impegnate. A me non piace. Fai bene, è giusto così. No. Allora, salutiamo gli amici, non solo calcio. Salutiamo le donne impegnate. Non lo credete? No, tutte le donne impegnate. Non vi voglio proprio vedere. Andate via. Allora, Leo, un saluto agli amici di Non Solo Calcio e dai appuntamento. Te lo faccio dire proprio a te, guarda. Vai, falla giù sto là. È difficile per me fare questa cosa. Allora, io dico dove? Allora, al teatro. Al teatro, salvo d'acquisto. Auditorium, salvo d'acquisto. Quando? Il 4 maggio. Dove? 2023. In che città? Napoli. Ovviamente. Vuoi dire qualcosa? Marco, quale Livio quartiere? Cori in concerto. Nel quartiere. Let's go. Il quartiere del Vomero. Chiudiamo con? Dai, scegli tu. Un pezzo? Dai. Ma perché ti do il microfono? Ce l'hai? Un pezzo. Aspetta, a però volo. Pensa bene. Da dedicare a Non Solo Calcio. Blu. Perché blu? Perché il mare è blu. Voglio dedicarla. Alla persona speciale, blu. Piga sul fatto.